Essere vegetariani è una scelta d'amore, è un libro che parla d'amore, è un libro che merita di essere scritto. È un libro che parla d'amore e merita di essere scritto, aggiungo io, è un libro che merita di essere discusso all'interno di questo nuovo video. Amici di Raccontare in Viaggio, benvenuti in questo nuovo appuntamento con i libri. Oggi è giovedì 27 maggio 2021 e oggi esce Una scelta d'amore, libro di Stefano Tiozzo, Avventure di un vegetariano in viaggio, edizioni Terra Santa, che ringrazio tantissimo per avermelo inviato in anteprima, così permettendomi di fare una recensione scritta, formale, presente all'interno del blog. Vi metto il link in descrizione, comunque raccontareinviaggio.wordpress.com, e permettermi di far uscire anche questo video nella data d'uscita del libro, in cui vi parlo un po' della mia esperienza da lettore, le mie considerazioni, in maniera meno formale rispetto all'articolo che ho pubblicato, e un po' sulla falsa riga di quanto già fatto con La felicità ai miei piedi di Marika Ciaccia, sempre edizioni Terra Santa. 232 pagine divise in 12 capitoli che vado a leggervi in breve. Prologo, Una scelta d'amore, Io e il cibo, Rompere l'incantesimo, Il mio nuovo mondo, Islanda a cavallo tra il bene e il male, Lapponia nelle terre estreme, Giappone non è un paese per veggie, India Dio non mangia animali, Russia lo scienziato pazzo, Ferrer un mare di sangue, Madagascar la forza della semplicità e infine epilogo, Vita e amore. Prima cosa che mi ha sorpreso sono le fotografie al centro, perché vi sono all'interno dei capitoli dei rimandi a queste immagini. Cosa molto bella, mi è piaciuta tanto, bellissima scelta. Ero curioso, dopo il successo dell'Anima Viaggio un passo alla volta, uscito lo scorso anno, per fortuna il nuovo libro non esce con il rischio di lockdown, però lo scorso anno era una situazione completamente differente. Aspettavo questo libro perché io con lui non ho mai avuto in realtà modo di discutere dell'argomento alimentazione vegetariana. Io sono vegano da poco, ma vegetariano praticamente da 5 anni, e volevo capire come lui c'era arrivato a questo percorso, perché comunque sapevo benissimo mangiasse carne, molto più carne che pesce, però era onnivoro, no? E io non avevo mai parlato con lui di come era arrivato a decidere di diventare vegetariano, anche se lui l'aveva già menzionato prima in un libro, in un video sulla Namibia e poi in un passaggio in L'anima viaggia un passo alla volta. Ma, e ha fatto bene Stefano a non parlarne in maniera molto più dettagliata nei video, si è riservato tutto il suo racconto per scriverlo qua, in questo suo nuovo lavoro, Una scelta d'amore. Dicevo, una volta letto il suo percorso ho capito che quello che è stato il mio percorso di conversione al vegetarianismo prima e al veganismo poi è stata una passeggiata di salute, perché lui ha avuto un rapporto molto conflittuale con il cibo, diviso in tre categorie: cibi che lui mangiava tranquillamente, carne, insaccati, salumi a volontà, cibi accettabili che mangiava appunto, e poi i cibi proibiti, alcuni di provenienza traumatica infantile, altri da effetto domino, occhi fuori dalle orbite e conati di vomito, dovuti a una grande sensibilità poi di quelle papille gustative, che lui dice essere un bene o un male. Bene quando riconosci i cibi, male quando riconosci quelli che non mangi e che non vuoi mangiare. E lo metteva in difficoltà chi doveva preparare per lui. Poi vabbè, gli piegava sulla carne e quindi il problema risolto, ma gli provocava un sacco di problemi quando doveva uscire a mangiare fuori. Peggio di un esame universitario di grande difficoltà, gli provocava veramente una grandissima ansia, terrore, paura, nervosismo, perché non sapeva a cosa sarebbe andato incontro e perché ovviamente col fatto che c'è una certa reazione a determinati cibi, ovviamente il rischio è quello di fare una grande e brutta figura. E io devo dire, ripeto, ho avuto una grande fortuna di non vivere quello stato, mangiavo di tutto con tutta tranquillità, ho avuto un percorso diverso, io ne ho parlato della mia conversione in un articolo pubblicato sul blog, erano stati i problemi allo stomaco dovuti alla carne e al pesce a farmi proiettare verso la dieta vegetariana. Una cosa che mi interessava leggere all'interno di questo video era come un vegetariano può viaggiare e quali sono i rischi che può correre, legati al cibo ovviamente, legato a quello che può trovare. E vi sono dei passaggi che vanno dai cibi pochi che puoi trovare in convento. Basti pensare
al Giappone, che appunto è sotto, è, ha un sottotitolo molto semplice, non è una terra per veggie, proprio perché il, anzi non è un sottotitolo ma è un titolo, proprio perché abbondano di pesce in Giappone, quindi sono pochissime le cose che puoi mangiare. Addirittura il pesce te lo trovi negli snack che sembrano dei cracker, ma che invece sono cracker con, che ne so, gamberi, salmone o qualsiasi altra cosa. Piuttosto che magari finire in altri posti dove le difficoltà sono minori rispetto al Giappone, piuttosto che alle zone più remote della terra, e dove puoi alimentarti tranquillamente. Basti pensare, per esempio, all'India. Però questo non è un libro soltanto di io viaggio, io racconto cosa si mangia e cosa non si può mangiare da vegetariani in giro per il mondo. Ma si parla di amore per gli animali, per la natura, per la madre terra. Un amore che è minato soprattutto in questo periodo storico dal grande eccessivo consumo, dalla grande eccessiva produzione di carne, dagli allevamenti intensivi che stanno producendo danni a non finire. E quindi quale migliore scelta di diventare vegetariani? Quale migliore scelta di volersi bene con una scelta radicale, ma che tutela madre natura e tutela tutto quello che c'è attorno a noi, evitando così il rischio di ritrovarsi con una terra priva di animali, in un sistema che oramai è insostenibile, quello degli allevamenti intensivi, quello degli animali ammazzati veramente in massa, ma ci tocca, aggiungo io, anche le produzioni poi di derivati animali, perché c'è anche quello da sottolineare. Lui, visto che si parla di vegetariani come persone che fanno questa scelta soltanto per moda, cita nel primo capitolo alcuni esempi significativi. Due sono Albert Einstein e Margherita Hack. Ce n'è anzi un terzo, che è Sandro Veronesi, visto che ne ha parlato anche in un suo libro, che vado a citare perché non me lo ricordo mai, verso la scelta vegetariana. Ma c'è anche un personaggio che è un po' l'emblema dell'essere ipocrita, che è un altro aspetto che viene fuori quando si legge questo libro, ed è Adolf Hitler. Non ci crederete mai, ma colui che è passato alla storia per aver sterminato ebrei a non finire era un convinto vegetariano. Non aveva mai mangiato carne, amava gli animali, ma non amava, a quanto pare, una categoria di persone quale quella che poi ha fatto morire in eventi che purtroppo conosciamo bene. E questo è un esempio, uno dei tanti esempi di ipocrisia che tocca l'essere umano. Quell'essere umano che, faccio breve perché sennò dovrei fare praticamente un discorso capitolo per capitolo, quell'essere umano che ha gli occhi a cuore quando vede un cerbiatto, quando vede una tartaruga, magari una tartaruga forse no, ma quando vede un cane, un gatto, la voglia di coccolarli, di dare affetto, e poi cade incredibilmente nell'ipocrisia di mangiare senza problemi tutto ciò che trova nei supermercati, carne di qualsiasi tipo, carne che poi arriva non da un processo naturale ma da allevamenti intensivi, e sappiamo bene che cosa combinano lì dentro. Quelle stesse persone che non si fanno problemi a mangiare appunto questa carne, quando però, appena visto su internet i cani che vengono uccisi in Cina, piuttosto che i globicefali che vengono uccisi una volta all'anno nelle isole Faroe, fa partire la sua grande indignazione, che non è un'indignazione convinta in realtà, ma è un'indignazione di facciata, di colui che deve farsi vedere alla società, al web, anzi in questo caso, come persona che vuole tutelare gli animali, ma poi non si fa alcun problema di fotografarsi con qualsiasi tipo di carne presente sulla faccia della terra, ottenuta poi purtroppo sappiamo in che modo. Ecco, un'ipocrisia che dovrebbe far ragionare e far svegliare anche tante persone. Lui, vi dico la verità, così e vi tagliamo la testa al toro subito, l'ho scritto anche nell'articolo, ne parla in maniera molto molto tranquilla, molto umile, molto, veramente davvero molto tranquilla, senza fare il professorone, senza puntare il dito contro qualcuno, contro una categoria di persone, in questo caso vabbè sarebbero gli onnivori, perché è molto facile, facendo diversamente, arrivare ad uno scontro con il lettore, così come avviene già uno scontro sui social, poco fuori ma molto dentro i social, tra la componente onnivora e la componente vegetariana, vegana, più intransigente. Ecco, ha voluto evitare proprio questo scontro, ha voluto parlarne in maniera veramente
pacata, cercando di arrivare al cuore non di forza, ma in maniera molto molto delicata, un po' come il vento che ti soffia, non forte, ma che può essere anche leggermente freddino, ma ha del calore, rispetto magari a una bordata di vento che ti arriva gelida e che ti stende dal freddo. E questo è una questa è una cosa che io ho apprezzato, non sarei stato capace di fare ciò che ha fatto Stefano, perché io per natura sono invece più diretto nel parlare. E questa, ripeto, è una cosa che ho apprezzato tantissimo. E c'è un passaggio, memore di un commento che ho ricevuto, in cui Stefano parla della nonna, e nell'ultimo capitolo, di come si adattavano 90 anni fa, 60 anni fa, 70 anni fa, 80 anni fa, le persone provenienti dal post bellico o durante la guerra, di come non sprecassero nulla e soprattutto consumassero quello che c'era. Cosa che stona tantissimo in un paragone con il 2021, in cui si consuma troppo, si spreca altrettanto, e in cui l'uomo, inteso come essere umano, non è mai contento, vuole sempre di più. Ecco, anche questo passaggio fa riflettere tanto, dovrà far riflettere coloro che hanno una convinzione ben differente. Spero, e con questo voglio chiudere, che faccia anche riflettere la componente onnivora quando si parla del disagio che provano i vegetariani nel momento in cui vengono catalogati, vengono presi in giro, si sentono dire le solite scemenze. Vero che dopo un po' ci fa il caldo, ma non tutti sono Stefano, non tutti sono Mirko, non tutti sono persone che si fanno scivolare le cose addosso. Ecco, io sono, insieme a Stefano, insieme ad altre persone, la prova tangibile di come un'alimentazione vegetariana o anche vegana non ti toglie nulla a livello fisico, non ti toglie forze, non ti toglie gusto, non ti toglie nulla. Anzi, col fatto che hai meno scorie e prendi quello che il corpo necessita, vivi alla grande, hai sempre forza, soprattutto sei più tranquillo. È una cosa che confermo, presente all'interno del racconto, si è molto più tranquilli, si è molto più pacati. Perché? Perché alla fine la tranquillità ce l'hai dal fatto che comunque non hai delle scorie che magari inconsapevolmente, inconsciamente ti entrano dentro e ti causano qualche disturbo. E sappiamo che i disturbi solitamente mettono a repentaglio la tranquillità mentale di una persona. Ecco, giunti alla conclusione, Una scelta d'amore, avventure di un vegetariano in viaggio, edizioni Terra Santa, libro iper consigliato, non perché conosco Stefano, non perché Stefano è un vegetariano, ma perché è una storia dai tanti spunti, dalle tante riflessioni che, secondo me, se lette bene, ecco, faranno capire tante cose, magari porteranno quelle persone che hanno una mezza idea di diventare vegetariane a diventarlo seriamente. E mi auguro che, e qui davvero chiudo, si smetta di fare della solita ironia macabra nei confronti dei vegetariani. Alla fin dei conti, se non rompiamo noi, non c'è bisogno di romperci le scatole. Ciao!